Bene, che stai combinando queste parti? Oh, Gabri, sa. Ma niente, leggevo di alcuni tirocini. Per esempio ce n'è uno qui presso la Direzione Generale Interpretazione della Commissione Europea. Ma dai, che fanno? Sì, una borsa di studio per chi sogna di diventare interprete. La scadenza del bando è il 16 settembre 2014. E l'importo della borsa di studio è di 2.400 euro per coloro che studiano in uno degli stati membri e 1.600 euro per studenti invece di paesi non membri. Quindi, come ti ho detto, la scadenza è il 16 settembre 2014. Guarda, stranamente ce l'ho qui, anch'io uno approvato, però un po' diverso dal tuo. Ah, sì? Organizzato dal Comitato Economico e Sociale, che organizza tirocini sia di breve e di lunga durata. Principalmente comunque per ragazzi comunque di possesso diploma di laurea e comunque ad avere della conoscenza approfondita in vari settori, principalmente di economia, agricoltura, ambiente, sociale. Principalmente ad avere comunque una conoscenza approfondita di una lingua della comunità europea, ovviamente, insomma, beh, certo. Male, almeno inglese, insomma, prendono da sapere. E sono comunque tirocini retribuiti. L'unica cosa è importante ricordarsi le scadenze che quando partono dal 1 luglio, cioè già da quei giorni fa, fino al 31 settembre. E possono avere comunque maggiori informazioni sul sito esc.europa.eu. Interessante. Io l'ho visto. Bello, bello. Avevo visto anche questo tirocinio presso il Parlamento Europeo. Uh-huh. In particolare questa è l'opzione in giornalismo, l'opzione Schumann. Che c'è di interessante? Ma guarda, per fare richiesta vedo qui che... Vabbè, dal 1 ottobre, quindi sì, ancora c'è tempo. Sì, certo. Per il periodo dal 1 marzo al 31 luglio, il periodo di richiesta è dal 15 agosto al 15 ottobre, mentre per il periodo dal 1 ottobre al 28-29 febbraio il periodo di richiesta è 15 marzo 15 maggio. Bene. Quindi penso proprio che farò uno di questi circoli. Potremmo spargere la voce? Sì. Ok, ciao.